Vi parlerò del tema che mi è stato assegnato, ossia le emergenze pediatriche al tempo del Covid. Questo è il conflitto di interessi. Allora, le emergenze pediatriche al tempo del Covid, chiaramente è un argomento molto 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 ampio. Io ho cercato di schematizzarlo il più possibile. Cercando di fare riferimento a quelle che sono state le principali emergenze, diciamo, causate direttamente dal Covid, non affronteremo, se non molto marginalmente, quelle indirette. Quindi sicuramente tra le emergenze da affrontare è quanto si è verificato nel pronto soccorso. È chiaro che ormai siamo, diciamo, maturati, in un lungo periodo perché il tutto ormai è datato da più di 18-20 mesi, perché è iniziato tutto a febbraio-marzo del 2020, e quindi quello che era accaduto, soprattutto in una fase iniziale, era stata una significativa riduzione degli accessi in pronto soccorso, che si era anche tradotta in una significativa riduzione dei ricoveri in urgenza. Quindi questo è un qualcosa che ha caratterizzato tutti gli ospedali, sia dell'adulto che del bambino, con dei numeri che sono stati veramente importanti. Quello che va sottolineato comunque è che per quanto riguardava le visite urgenti, anche qui purtroppo c'è stata una diminuzione degli accessi con delle conseguenze in tal senso. In questo studio che abbiamo fatto presso l'ospedale Bambino Gesù è ben chiaramente visibile quello che è stato il calo significativo degli accessi in pronto soccorso, che sono segnati dalla linea blu. Mentre quello che è importante evidenziare anche in questo caso è che quelle che erano delle ospedalizzazioni urgenti, diciamo necessarie, hanno mantenuto il loro andamento. In poche parole, la pandemia ha evidenziato, dato che peraltro noi conoscevamo abbastanza bene, che laddove c'è reale esigenza della prestazione di pronto soccorso, ossia bambini con patologie acute importanti o quantomeno meritevoli di attenzione ospedaliera vera, i numeri sono rimasti pressoché costanti, ossia la linea rossa, laddove invece l'accesso era motivato da fattori, diciamo, non caratterizzati da grande appropriatezza, il calo è stato veramente significativo. In quest'altra invece diapositiva, facciamo riferimento, vedete, all'iniziale periodo, quindi fino ad aprile 2020, diciamo, già avevamo in corso la possibilità di effettuare dei test, e in questa diapositiva è evidente quanto in realtà la possibilità sia andata progressivamente aumentata proprio grazie al fatto che veniva testata. In un periodo successivo, quindi considerando un periodo di tempo molto più ampio, il dato è stato confermato, ossia c'è stata una riduzione degli accessi durante il periodo pandemico presso i pronto soccorsi. Questi sono sempre i dati del nostro ospedale, ma che sono sovrapponibili a quanto avvenuto in altre realtà italiane. E in realtà quello che è accaduto è che c'è stato un aumento proporzionale di ricoveri, cioè diminuivano i bambini che andavano in pronto soccorso, però percentualmente quelli che poi avevano reale necessità di essere ricoverati erano in numero decisamente significativo. Questo è il confronto tra quanto verificatosi nel 2019, quindi in epoca pre-Covid rispetto all'epoca Covid, sia nella sede di Roma che di Palidoro. Parliamo complessivamente di circa 85.000 accessi l'anno. Quello che l'altro aspetto che va ricordato è che tra coloro che avevano accesso al pronto soccorso, gran parte è rappresentata da bambini con delle comorbidità, ma su questo ci ritorneremo. Volendo rapidamente fare delle brevissime considerazioni conclusive, diciamo che durante questo periodo della pandemia,
Il ricorso al pronto soccorso era, diciamo, soprattutto nelle primissime fasi, temuto quasi dai genitori per il rischio del contagio e quindi è stato molto limitato. Attualmente, stiamo appunto a settembre 2021, gli accessi si stanno di nuovo rinormalizzando come entità numerica e purtroppo stanno riassumendo le stesse caratteristiche dell'epoca pre-Covid. Per quanto riguarda le vaccinazioni, altra emergenza vera, e vedete che questo è uno studio che abbiamo fatto come Società Italiana di Pediatria, ma che in realtà è ben rappresentativa di quella che è un po' la situazione italiana e non solo. Durante il periodo pandemico, quindi da quando è iniziata la pandemia, c'è stato un drastico calo purtroppo delle vaccinazioni. Anche di quelle per le quali, grazie al decreto Lorenzin del 2017, c'era stato un recupero vaccinale significativo. Quindi c'è stato un calo significativo delle coperture vaccinali con tutto ciò che questo può comportare. E vedete che il calo delle vaccinazioni ha riguardato persino la vaccinazione dell'esavalente, quindi non solo vaccinazioni non connesse alla normativa per l'obbligo per l'accesso scolastico, ma anche quelle che in realtà rendono necessaria la vaccinazione per poter accedere a scuola. Altra emergenza della quale vi voglio parlare è l'insorgenza di questa nuova entità che è la MIS-C, la sindrome infiammatoria multiorgano cista per children bambino. E qui vorrei sottolineare, cosa che farò anche dopo, quanto sia stato determinante e importante il ruolo della pediatria italiana. Ecco, qui vi invito a considerare che questo documento dell'Istituto Superiore di Sanità è datato 21 maggio 2020, quando nel mondo si stava ancora disquisendo se c'era un nesso, o quantomeno non tanto un nesso, ma una identità tra la sindrome infiammatoria e la malattia di Kawasaki. Noi già a maggio del 2020 avevamo dimostrato che assolutamente si trattava di due entità completamente diverse. Poi, ovviamente, questo è stato approfondito, è stato fatto uno studio multicentrico in tutta Italia, che è stato coordinato dai colleghi del gruppo di reumatologia della Società Italiana di Pediatria, che ha confermato l'importanza di quanto fatto, ma soprattutto gli italiani sono stati tra i primi a cercare di dare delle definizioni, di suggerire degli algoritmi di gestione di questa patologia, patologia molto seria. Chi ha avuto modo di confrontarsi con questo, con la MIS-C, sa che effettivamente è un tipo di patologia molto impegnativa. Ma anche qui la risposta della pediatria italiana è stata significativamente positiva, e da quelli che sono stati dei dati clinici abbiamo poi avuto il riscontro, quindi quella che era stata una chiara intuizione clinica dei pediatri italiani, ossia la netta differenza tra MIS-C e Kawasaki, è stata poi confermata anche da studi immunologici, in cui, senza scendere nel dettaglio, è ben visibile come ciò che è riportato nei diversi colori, ossia il bambino sano in azzurro, il bambino con infezione da Covid in arancione, il bambino con MIS-C in grigio, il bambino con Kawasaki in violetto, hanno delle connotazioni addirittura citochimiche, non solo, completamente diverse, quindi entità diverse con anche una risposta diversa. L'altra criticità sulla quale mi voglio fermare delle emergenze pediatriche è rappresentata dalla fragilità. Sicuramente è stato pagato un prezzo elevato da parte dei bambini con necessità assistenziali particolari durante il Covid. Anche qui la Società di Pediatria, grazie anche al gruppo di studio delle malattie genetiche, la SIMGEPED, e al contributo sostanziale di questo, ma anche di altre società, vedete, della SIMEUP e della Siemens, hanno consentito di evidenziare come in questo periodo ci siano stati non pochi problemi connessi all'assistenza a questi soggetti, non solo nella quotidianità, ma anche nella acuzie. Ma quello che deve far riflettere, e torniamo anche al fatto che poi l'accesso in ospedale, quando è realmente necessario, fortunatamente è avvenuto, potete vedere come in soggetti con necessità assistenziali complesse c'è un rapporto di codici rossi
corsi che è 4-5 volte superiore a quello della popolazione generale, ossia questi sono bambini estremamente seri, estremamente gravi, e molto si è fatto. Questo è uno studio estremamente preliminare, vedete, 10 aprile, quindi la pediatria italiana già aveva preso in esame questa situazione in maniera molto tempestiva, aveva inquadrato perfettamente quella che era la patologia e aveva anche evidenziato come tra le fragilità c'era anche l'età estremamente precoce. Questo dato è stato sottolineato, vedete, la pubblicazione del 14 luglio 2020, ma già con dati che in realtà si rifacevano fino a maggio, era stato possibile evidenziare come la fragilità, quindi le condizioni di soggetto con necessità assistenziale particolare e l'età estremamente precoce rappresentavano dei fattori di rischio. Qui c'è citato l'esempio della sindrome di Down, ma ovviamente questo riguarda molte altre patologie. Altra criticità sulla quale mi voglio soffermare è l'allattamento. Grazie allo splendido lavoro fatto insieme ai colleghi della Società Italiana di Neonatologia, ringrazio ancora il presidente Fabio Mosca per la collaborazione stretta che c'è stato, ma non posso non ringraziare anche Riccardo D'Avanzo, che è il coordinatore del tavolo tecnico sull'allattamento al seno, e tutti coloro che hanno partecipato a questo studio. È stato possibile, e l'Italia è stata la prima in tal senso a sottolineare l'importanza dell'allattamento al seno anche nelle mamme positive, e ribadisco, l'Italia è stato il primo paese a fare un documento ufficiale, come pure a sottolineare insieme, vedete, alle altre società scientifiche di interesse l'importanza della vaccinazione nella donna gravida e l'importanza dell'allattamento. Ripeto, tutte queste cose sono state fatte tempestivamente e l'Italia è stato il primo paese al mondo a sottolineare questo aspetto. Ci sarebbe moltissimo poi da parlare anche per tutto ciò che non è Covid, ovviamente. Mi soffermerò solamente su alcuni aspetti. Ecco, un'altra emergenza è stata la possibilità di eseguire quelli che sono i controlli che devono essere effettuati nei bambini non affetti da acuzie o da patologie, e questo è stato sicuramente un tema molto importante. Anche questa, vedete, è una pubblicazione del 2020, quindi la Società Italiana di Pediatria si era immediatamente attivata sottolineando sia il problema della pediatria dei bambini, ma non solo di coloro che stavano male, ma anche di coloro che, pur non avendo patologie, meritavano attenzione sanitaria. E questo è stato sottolineato anche da questo documento molto importante fatto da tutte le società affiliate alla Società Italiana di Pediatria, che hanno appunto sottolineato come la pandemia ha evidenziato la necessità di riconsiderare l'assistenza pediatrica nel suo complesso, proprio per poter offrire, non solo in tempi emergenziali di pandemia, ma anche in tempi di normalità, le dovute cure. Per quanto riguarda le emergenze, ci sono state anche delle emergenze importanti per quanto riguarda tutta una serie di situazioni, anche qui in tempi non sospetti. Vedete, sempre il 2020, stiamo nella prima fase della patologia, la Società di Pediatria aveva fatto delle raccomandazioni per quelle che erano le attività extradomestiche, proprio perché era facilmente prevedibile che il lockdown e la limitazione delle attività sociali avrebbe portato non pochi problemi. Altro aspetto importante che non può non essere ricordato è la sicurezza della scuola. L'Italia ha potuto sperimentare in maniera straordinaria il fatto che aveva l'unica popolazione scolastica che accedeva a settembre del 2020 per la prima volta alla scuola, avendo avuto le scuole sempre chiuse dall'inizio della pandemia. E questo ci ha consentito di dimostrare come, nel rispetto delle regole, nel pieno rispetto delle regole, la scuola fosse un luogo sicuro. Chiaramente è ancora più sicuro ora grazie alla diffusione delle vaccinazioni, ma va ribadito che sia lo scorso anno ma anche quest'anno i contagi non avvengono all'interno delle scuole, laddove ovviamente vengano rispettate tutte le norme, il distanziamento, il lavaggio delle mani, l'uso delle mascherine. Se vengono rispettate le regole non ci sono rischi all'interno della scuola, ma sicuramente fuori. Anzi, l'aver potuto
fare educazione sanitaria nelle scuole si è rivelata in realtà un qualcosa di estremamente importante e valido. Giungo quindi nei tempi alla conclusione di questa presentazione, non potendo non sottolineare come la pandemia da SARS-CoV-2 ha evidenziato nel nostro paese molte criticità, ma tutte note da tempo. Il sistema sanitario italiano nazionale ha risposto al meglio delle attuali possibilità e la pediatria italiana si è confermata un'eccellenza. Avete sentito recentemente gli apprezzamenti fatti da Anthony Fauci, ma apprezzamenti che vengono da tutto il mondo per quella che è stata la gestione sanitaria, ribadisco, pur nelle non poche difficoltà e criticità, da parte del sistema sanitario nazionale italiano e in particolare direi proprio della pediatria italiana. Ma questo si è avuto grazie proprio all'abnegazione e alla professionalità dei pediatri e di tutti coloro che si prendono cura dei soggetti in età evolutiva. Ma ribadisco, non possiamo far passare questa esperienza senza fare una profonda riflessione sull'improrogabile necessità di una radicale modifica di quella che è l'attuale assistenza pediatrica, perché l'occasione anche per tutto ciò che verrà investito in sanità è troppo importante per non metterci nelle condizioni migliori di poter assistere ancora meglio i nostri bambini. Quando vengono fatti paragoni con altri paesi, ricordo sempre che l'Italia ha una mortalità pediatrica di 2,7 su 1000 nati vivi ed è la più bassa tra i grandi paesi. Germania, Francia navigano oltre il 3,8-3,7, la Gran Bretagna sopra 4, gli Stati Uniti 5,5. Questo deve far riflettere sul fatto che la pediatria italiana è un'eccellenza, ma va messa nelle condizioni di poter operare al meglio. Non posso non citare tra le emergenze quella della comunicazione, che è stata condotta non sempre nel modo migliore, ma questo è dovuto anche purtroppo ad alcuni dei nostri colleghi che dovrebbero imparare a scegliere anche dove e come partecipare ad alcune situazioni. Ricordo comunque a tutti che seppur in una condizione che vede l'Italia paese sicuramente in cui la gestione è stata ed è riconosciuta come tra le migliori al mondo, non possiamo dimenticarci che la pandemia non è finita e ricordo a tutti che ieri ci sono stati 66 decessi, l'altro ieri ce ne sono stati 67. Chiudo con questa bella immagine perché credo veramente che la pediatria sia come questa meravigliosa composizione floreale, ma guardate questo bel bouquet di fiori nasce dalla roccia. Ecco, la pediatria italiana dovrebbe trovare terreno fertile per avere le condizioni migliori per poter mantenere l'eccellenza che l'ha caratterizzata e mi auguro veramente che questo sia possibile. Ringrazio per l'attenzione tutti e ringrazio ancora una volta i carissimi e fraterni amici Franco Paravati e Mimmo Minasi.